Anna Kendrick è un'attrice e cantante statunitense. Kendrick nasce il 9 agosto 1985 a Portland, Maine. Figlia di Janice Cooke, ragioniera, e William Kendrick, insegnante di storia che lavora anche nella finanza. Ha un fratello maggiore, Michael Cooke Kendrick, anch'egli attore. Ha frequentato la Daring Hill School a Portland. Kendrick inizia la sua carriera da bambina, con i primi provini per le produzioni teatrali di New York. A 12 anni, nel 1998, ottiene il suo primo ruolo da attrice nel musical di Broadway Society, in cui interpreta Dinah. Per la sua interpretazione verrà candidata al Teatro World Award, al Drama Desk Award e al Tony Award. Dopo il Society, ottiene il ruolo di Friedrika nella produzione teatrale del musical di Stephen Sondheim, A Little Night Music, andato in scena alla New York City Opera per 15 repliche dal 7 al 29 marzo 2003. Fa il suo debutto al cinema nel 2003 con la commedia musicale Diventeranno Famosi, la cui interpretazione viene candidata nel 2004 all'Independent Spirit Award nella categoria Miglior Performance di Debutto. Nel 2007 torna sul grande schermo con Rocket Science, dal quale ottiene la candidatura all'Independent Spirit Award nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista. Kendrick diventa popolare nel 2008 grazie al film Twilight, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephenie Meyer. L'attrice interpreta Jessica Stanley, amica della protagonista Bella Swan, anche nel sequel del film, The Twilight Saga. New Moon. Nel 2009 è nella commedia Un microfono per due, ed interpreta il suo primo ruolo da protagonista nel thriller Il Severe. Sempre nel 2009 recita accanto a George Clooney in Tra le nuvole, diretto da Jason Reitman. Per la sua performance ottiene la sua prima candidatura all'Oscar nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista, al Golden Globe, al premio BAFTA e al SAG Award. Nel 2010 appare nuovamente nei panni di Jessica Stanley in The Twilight Saga. Eclipse. Nello stesso anno poi è nel cast di Scott Pilgrim vs. The World dell'anno successivo nel film drammatico 50 e 50, in cui interpreta una inesperta terapista per il personaggio di Joseph Gordon-Levitt. Nel 2011 poi appare per l'ultima volta nella saga di Twilight in The Twilight Saga. Breaking Dawn, parte 1. Nel 2012 recita accanto a Cage Crawford in Che cosa aspettarsi quando si aspetta, adattamento cinematografico dell'omonima guida bestseller scritta da Eddie Murkoff e Sharon Mazel. Nello stesso anno prende parte al film d'animazione Paranorman, interpreta l'interesse romantico del personaggio di Jackie Gyllenhaal in End of Watch, Tolleranza Zero ed appare nel thriller politico La regola del silenzio, The Company Yo che è per la regia di Robert Redford. Il film di maggior successo del 2012 dell'attrice è Voices, uscito successivamente anche in Italia col titolo originale Pitch Perfect. Affiancata da un cast, che include Skylar Astin, Brittany Snow, Anna Camp, Rebel Wilson ed Adam Devine, la Kendrick interpreta la protagonista del film, Becca, ragazza piuttosto alternativa che si unisce al gruppo a cappella dell'università chiamato Bardem Bellas. Al Sundance Film Festival del gennaio 2014 la Kendrick è nel cast di tre film. Interpreta la protagonista nel film commedia Happy Christmas e nel film horror The Voices, che hanno entrambi ricevuto recensioni positive dai critici cinematografici, e da un ruolo di supporto in Life After Beth, L'amore ad ogni costo, commedia zombie. Al Festival Internazionale del Cinema di Toronto del settembre 2014, invece, la Kendrick è nel cast di due film. Recita accanto a Jeremy Jordan nell'adattamento cinematografico del musical commedia drammatico di Broadway del 2002 The Last Five Years. Nonostante la pellicola abbia ricevuto critiche miste, la performance della Kendrick è stata ampiamente lodata. Ha anche un piccolo ruolo nel film drammatico Cake con Jennifer Aniston.
Inoltre durante lo stesso anno interpreta Cenerentola in Into the Walls, diretto da Rob Marshall e basato sull'omonimo musical di Stephen Sondheim, a sua volta ispirato da celebri fiabe tradizionali come Cenerentola, Cappuccetto Rosso e Raperonzolo dei fratelli Grimm e Jack, e La pianta di fagioli. L'attrice era parte di un ampio cast composto da Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Chris Pine, Johnny Depp e Billy Magnussen. Successivamente recita in Un tranquillo weekend di mistero, che è stato presentato in anteprima il 26 gennaio al Sundance Film Festival 2015. Nel maggio 2015 riprende il ruolo di Becca Mitchell in Pitch Perfect 2, film campione di incassi che sorpassa anche il predecessore. Nel 2016 è nel cast di Mr. Reed, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Toronto nel 2015, e partecipa anche a The Hollars diretto da John Krasinski. Sempre nello stesso anno recita in My Kind Dave, un matrimonio da sballo accanto a Zac Efron, Adam Devine ed Aubrey Plaza, doppia uno dei personaggi principali di Trolls, Poppy, ed è la protagonista di The Accountant con Ben Affleck. Il 15 novembre 2016 viene pubblicato il suo libro di memorie, Scrappy Little Nobody. Nel 2017 recita in Tavolo 19, e riprende il suo ruolo di Becca Mitchell in Pitch Perfect 3, distribuito il 22 dicembre 2017. Nel settembre 2018 è nei panni di Stephanie Smothers nel film thriller Un piccolo favore. Da febbraio 2014 ha una relazione con il direttore della fotografia Ben Richardson, incontrato sul set di Drinking Buddies, Amici di bevuta. Nelle versioni in italiano dei suoi lavori, Anna Kendrick è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.